secondo te Giorgia Meloni è uscita bene dopo questo suo primo 25 aprile da Presidente del Consiglio? Ma agli occhi di quelli che l'hanno votata è uscita indenne, perché è riuscita a non dichiararsi antifascista e a non dichiararsi fascista. Santoro l'ha definita afascista, io direi paracula. Quindi i suoi elettori non la giudicano da quello, la giudicano da quello che fa o non fa. Agli occhi miei è uscita pessimamente, perché per come vedo io la situazione solo chi è antifascista deve poter guidare un governo o rappresentare le istituzioni, visto che appunto la nostra Costituzione è talmente antifascista che non lo ha nemmeno scritto, perché ogni articolo, come spiegava prima Bersani, è antifascista. Anche l'articolo 11, che ripudia la guerra come strumento di risoluzione. E questo, anche la dignità del lavoro, anche tutti i valori che ricordava Bersani, perché è vero che questa maggioranza sta picconando molti di quei valori, ma ci sono anche un sacco di governi presieduti da gente che si è sempre dichiarata e che è sinceramente antifascista, che quei valori li hanno picconati. Le armi come strumento di risoluzione delle controversie internazionali le hanno votate sotto il governo Draghi e sotto il governo Meloni anche i partiti che poi sventolano la Costituzione dimenticandosi quell'articolo. L'articolo 18 dello Statuto dei Lavoratori lo ha cancellato un governo del PD, il governo Renzi. La Costituzione è stata picconata con varie controriforme sia dalla destra sia dalla sinistra, quindi ci sono anche degli ipocriti che stanno dall'altra parte, che tirano fuori la Costituzione il 25 aprile e poi se la dimenticano gli altri 364 giorni dell'anno, e questo non va bene. Ecco perché io penso che, per non ridurci al paradosso, al parossismo, alla farsa di domandarci cosa ne penserà Lollobrigida del fascismo e dell'antifascismo, problema che non mi sono mai posto e che spero nessuno si sia mai posto, io affiderei questo dibattito agli storici, perché quando lo affidiamo ai politici assistiamo alla fiera del tartufo a cui abbiamo assistito ieri e l'altro ieri e domani e dopodomani. Allora, c'è la russa che va a celebrare un eroe dell'anticomunismo nel giorno dell'antifascismo, dimenticandosi che l'Unione Sovietica di Stalin ha contribuito alla sconfitta del nazifascismo con 28 milioni di morti. Cosa vuoi dire? Che la russa è fascista? Certo, la russa ti querela se non gli dai del fascista, non se gli dai del fascista, ma sono soprattutto dei grandi ignoranti, e quindi affidare il dibattito su cose così serie a questi ignoranti è imbarazzante. Giorgia Meloni, Marco Travaglio, ha fatto, diciamo, da padrona di casa alla conferenza di ricostruzione dell'Ucraina con centinaia di imprenditori italiani, con mezzo governo ucraino presente a Roma, e la Meloni ieri, in questa lettera lunga al Corriere della Sera, aveva detto che il modo migliore per attualizzare il messaggio del 25 aprile è stare dalla parte dell'Ucraina. Allora, vorrei chiederti tu cosa pensi di tutti questi fatti che abbiamo elencato, perché in un modo o nell'altro questa guerra in Ucraina divide e continua a dividere. Dall'altra parte è vero che l'Occidente sostiene l'Ucraina nella sua lotta contro l'invasore russo. Ma guarda, il parallelo blasfemo fra l'articolo 11 della Costituzione e l'invio delle armi all'Ucraina non l'ha fatto solo la Meloni, lo fanno anche a sinistra i sedicenti cultori della Costituzione che ogni tanto saltano un articolo. La nostra Costituzione ripudia la guerra come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali, con l'eccezione dell'assistenza agli alleati. L'Ucraina non è alleata né della NATO né dell'Unione Europea, e infatti l'Italia non ha mai inviato un fucile a tappo in 78 anni a nessun paese belligerante che non fosse alleato. La legittima difesa di cui parlava Bersani si riferisce alla difesa della nostra patria, non della patria altrui, altrimenti l'Italia avrebbe dovuto entrare in tutte le centinaia di guerre che sono esplose dal 1946 a oggi
all'interno delle quali invece non è mai entrata una sola volta. Questa volta ci siamo entrati perché ce l'hanno ordinato gli americani e ci sono dei soldatini degli americani obbedienti che hanno obbedito acriticamente. Però Marco, perché in altri conflitti, l'Italia diciamo non è entrata nel conflitto, anche adesso l'Italia, la NATO non è nel conflitto, nella guerra. Belligerante, cioè è entrata con in le missioni guerra nel modo più ipocrita. Nel modo più ipocrita, manda le armi e lascia ammazzare i soldati ucraini, perché non abbiamo nemmeno il coraggio di mandare gli uomini, che sono la cosa che veramente manca agli ucraini. In ogni caso è inutile parlarne, perché tanto le armi fino alla fine dell'anno continueranno a mandarle. Non è un caso se gli unici due paesi accreditati finora per mediare sono stati la famigerata Turchia, che dopo avere armato sia l'Ucraina che la Russia, adesso non arma più nessuno dei due, o almeno così dice, e la Cina. E la Cina, che non manda le armi né alla Russia né all'Ucraina. Se noi smettessimo di mandare le armi, potremmo ospitare qualcosa di un po' più serio di quella pagliacciata che abbiamo ospitato oggi, che è una vergogna. È una vergogna organizzare conferenze sulla ricostruzione mentre noi stiamo mandando armi per distruggerla, quel poco di Ucraina che è ancora in piedi. E mentre contribuiamo a distruggerla con i nostri armamenti e con quelli dei nostri alleati, facciamo le conferenze per spartirci le zone di influenza dell'Ucraina, che abbiamo già contribuito a distruggere insieme ai russi e insieme agli ucraini, che continueranno a essere distrutte nei prossimi mesi fino a quando qualcuno deciderà che è ora di mettersi al tavolo. Il tavolo lo organizzano quelli che non mandano le armi, perché quelli che mandano le armi a uno dei due paesi belligeranti non verranno mai riconosciuti come mediatori super parte dagli altri. Per questo viene presa in considerazione la proposta cinese da Zelensky, perché Zelensky sa che i cinesi, per quanto amici dei russi, non li stanno armando. E la telefonata di oggi è fondamentale, e infatti ha lasciato in braghe di tela gli americani e anche un po' i russi, proprio perché è una cosa seria. Noi che cosa facciamo per andare dietro a quel tentativo lì? È una conferenza sul business. Il 25 aprile dello scorso anno l'invasione russa era appena cominciata, e il parallelo tra la resistenza e la resistenza ucraina lo fece Mattarella dicendo: quando ho letto queste notizie mi sono venute in mente le parole, una mattina mi sono svegliato, le prime parole di Bella Ciao. Quindi è un parallelo che balza agli occhi fin dall'inizio, e fin dall'inizio governi, praticamente tutto lo schieramento politico italiano, il governo Draghi, nel quale c'era il Movimento 5 Stelle e non c'era Fratelli d'Italia, e ora il governo di Fratelli d'Italia, nel quale non c'è il PD e il Movimento 5 Stelle, però tutto l'arco parlamentare italiano, in due riprese differenti, si è pronunciato in favore del sostegno alla resistenza ucraina. Questo qualcosa vorrà dire. Vorrà dire qualcosa. Per fortuna l'ultimo decreto non è stato votato né dai 5 Stelle né da Sinistra e Verdi. Quindi per fortuna comincia un po' di ragionevolezza. Che però dopodiché Mattarella dovrebbe precedente dei governi. Dopodiché Mattarella parte. Dovrebbe raccontarci che cosa dovevano pensare le popolazioni di Belgrado quando il governo D'Alema, di cui lui era il vice premier nel 1999, hanno bombardato Belgrado. Non si sono svegliati e non hanno trovato l'invasore? Oppure Belgrado non è nel cuore dell'Europa? Dov'è? In Oceania Belgrado? Era il 1999.